troppo gravi le ustioni riportate sul 90% del corpo. Antonina Princiotto, vedova Montani, non ce l'ha fatta ed è espirata nel tardo pomeriggio di ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale maggiore di Parma. L'anziana, 85 anni, poco prima delle ore 11 era rimasta vittima di un gravissimo incidente domestico. Una bombola del gas è esplosa all'interno della sua abitazione, saturando l'intero ambiente, sventrando la porta d'ingresso, rompendo alcuni serramenti e facendo crollare una parte del tetto. Seppur gravemente ferita, la donna è riuscita ad uscire dalla propria casa. I vigili hanno subito dato l'allarme e sul posto, in località Belli, nel comune di Bardi, sono giunte le ambulanze di Bardi e Varsi, i vigili del fuoco di Borgo Taro e Parma e i carabinieri. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportare l'anziana in ospedale. Pur essendo cosciente, i sanitari hanno da subito capito la gravità delle condizioni della donna che, come detto, presentava ustioni di terzo grado praticamente su tutto il corpo. All'origine della tragedia, probabilmente una fuga di gas, ma spetterà ai vigili del fuoco e ai carabinieri ricostruire la dinamica di quanto accaduto. I pompieri per diverse ore hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e bonificarla. Il capoluogo della Valceno piange un'altra morte avvenuta in modo tragico e ricorda Antonina come una donna simpatica e socievole. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli esami autoptici e pertanto la data delle esequie non è ancora stata decisa.